Il Dividend Discount Model, abbreviato con la sigla DDM, è un metodo quantitativo utilizzato per prevedere il prezzo di un'azione di una società sulla base della teoria che il suo prezzo attuale vale la somma di tutti i suoi futuri pagamenti di dividendi se attualizzato. Questo tenta di calcolare il valore equo di un'azione indipendentemente dalle condizioni di mercato che sono prevalenti in quel momento e prende invece in considerazione i fattori di pagamento dei dividendi e i rendimenti attesi dal mercato. Se il valore ottenuto dal Dividend Discount Model è superiore al prezzo di negoziazione corrente delle azioni, il titolo è sottovalutato e si qualifica per un acquisto. In caso contrario, invece, non lo è. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIFE e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovate il link qui sotto in descrizione nel caso lo voleste acquistare, nel quale racconto la mia storia da dove sono passato da un addebitato seriale a un risparmiatore e investitore accallito. Cos'è il DDM? Un'azienda produce beni e offre servizi per ottenere dei profitti. Il flusso di cassa guadagnato da tale attività commerciale determina i propri profitti che si riflettono nei prezzi delle azioni delle società, o almeno così dovrebbe essere. Molte aziende effettuano anche pagamenti di dividendi ai propri azionisti, che di solito provengono appunto dai profitti aziendali. Il modulo DDM si basa sulla teoria secondo cui il valore di una società è il valore attuale della somma di tutti i suoi futuri pagamenti da dividendo. La stima dei dividendi futuri di un'azienda può essere un compito molto complesso. Analisti e investitori possono formulare determinate ipotesi o cercare di identificare le tendenze in base alla cronologia dei pagamenti di dividendi passati per appunto andare a stimare i dividendi che verranno pagati in futuro. Si può presumere che la società abbia un tasso di crescita fisso dei dividendi fino all'eternità, che si riferisce a un flusso costante di flussi di cassa identici per un infinito periodo di tempo senza una data di fine. Ad esempio, se una società ha pagato un dividendo di 1 euro per un'azione questo anno e dovrebbe mantenere un tasso di crescita di circa il 5% per il pagamento dei propri dividendi, il dividendo dell'anno successivo dovrebbe essere di 1,05 euro. In alternativa, se si individua una certa tendenza, come una società che ha pagato dividendi di 2 euro, 2,50 euro, 3 euro e 3,50 euro negli ultimi 4 anni, è possibile ipotizzare che il pagamento di quest'anno sia di 4 euro. Gli azionisti che investono il loro denaro in azioni corrono un rischio, poiché le azioni acquistate possono anche andare a diminuire di valore. Non è detto che queste vadano a crescere. Contro questo rischio si aspettano un ritorno compensazione simile appunto a un proprietario che affitta la sua proprietà, il suo immobile. Gli investitori, in questo caso delle azioni, agiscono come prestatori di denaro per l'azienda e si aspettano un certo tasso di rendimento. Il costo del capitale proprio di questa impresa rappresenta appunto la compensazione richiesta dal mercato e dagli investitori in cambio del possesso di questa attività all'assunzione appunto del rischio della proprietà delle azioni che si vanno ad acquistare. Ovviamente questo processo non si può applicare ad aziende che non distribuiscono dividendi. Se vogliamo calcolarlo per conto nostro, quale formula possiamo utilizzare il Dividend Discount Model? È questa che si vede in sovrappressione, è la formula che viene definita Gordon Growth Model, quella più usata perché effettivamente ci sono diverse varianti per calcolare il DDM. Questo particolare modello è stato creato da Myron Gordon ed Eli Shapiro dell'Università di Toronto nel 1956. La formula dice che il fair value è uguale al tasso di sconto diviso il dividendo previsto per il prossimo anno meno il tasso di crescita, oppure in termini di formula cruda, P uguale D fratto R meno G. Gli investitori che credono nel principio sottostante che il valore intrinseco attuale di un'azione è una rappresentazione del loro valore scontato dei pagamenti futuri dei dividendi possono utilizzare questa formula per identificare le azioni da comprare e per cui quelle che sono ipercomprate o ipervendute andare a cercare il proprio fair value. Se il valore calcolato risulta essere superiore al prezzo di mercato corrente di un'azione, indica un'opportunità di acquisto, poiché il titolo viene scambiato al di sotto del proprio valore equo, come appunto da DDM. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che un'azienda, che ne so, Tesla, vabbè, una a caso, non distribuisce dividendi, ma facciamo così che questa li distribuisca. Se le azioni Tesla venissero scambiate a 100 dollari per azione, e un tasso di rendimento minimo richiesto del 10%, la nostra R, con l'intenzione di mettere un dividendo di 4 dollari per azione, la nostra D grande, appunto il prossimo anno, che dovrebbe aumentare del 5% anno, la nostra G. Quindi il nostro fair value sarebbe 4 della D fratto il tasso di rendimento richiesto del 10% meno il tasso di crescita attuale del 5%, il valore della nostra azione dovrebbe essere circa 80 dollari di azione. Per cui nel nostro esempio, le azioni vengono scambiate a 100 dollari, sono sopravvalutate di circa il 25%. 100 dollari
della quotazione contro gli 85 del nostro fair value. Tuttavia va notato che il DDM è un altro strumento quantitativo disponibile nel grande universo degli strumenti di valutazione delle azioni. Come qualsiasi altro metodo di valutazione utilizzato per determinare un valore intrinseco di un'azione, è possibile utilizzare il DDM in aggiunta a numerosi altri metodi di valutazione che sono comunemente seguiti, e usando tutti questi metodi si può andare a fare una media, appunto, del valore medio del fair value. Poiché richiede molte ipotesi e previsioni, potrebbe non essere però l'unico modo migliore per basare le decisioni del nostro investimento, anche se si tratta di azioni da dividendo. Sebbene questo metodo, il GGM, appunto del Dividend Discount Model, sia ampiamente utilizzato, presenta due noti difetti. Il modello assume un tasso di crescita del dividendo che sia costante e perpetuo. Questa ipotesi è quasi generalmente sicura per le società che sono mature e che hanno una storia consolidata di pagamenti regolari di dividendi, ma tuttavia questo Dividend Discount Model potrebbe non essere il modello migliore da utilizzare per valutare aziende nuove o che hanno tassi di crescita da dividendo fluttuanti o che magari non offrono nessun dividendo. Si può comunque ancora utilizzare il DDM su tali aziende, ma con sempre più ipotesi, e per cui la precisione va a diminuire. Il modello fallisce anche quando le aziende possono avere un tasso di rendimento inferiore, la nostra R, rispetto al tasso di crescita del dividendo, la nostra G. Ciò può accadere quando un'azienda continua a pagare dividendi anche se sta subendo una grossa perdita o delle grosse perdite, o i propri guadagni sono relativamente inferiori al dividendo. Tutte le varianti di DDM, in particolare questa che abbiamo visto oggi, la GGM, consentono la valutazione di una quota al netto delle attuali condizioni di mercato. Aiuta anche a fare confronti diretti fra aziende, anche se appartenenti a settori industriali che sono diversi fra di loro. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente poco a poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimino, ma per me ovviamente significa il mondo. Se sei nuovo su questo canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi rimane solo che salutarti e dirti arrivederci ad un nuovissimo video. Ciao, a presto!